Ciao a tutti amici di Ring, siamo qui con Angelo della scuola tutto controllato. Allora, quali sono le tue sensazioni in merito alla partita di oggi? Visto che oggi è la finale, quindi è una partita molto importante. È la finale, speriamo di trovarla subito nel migliore, cioè di approcciarci alla partita nel miglior modo possibile. Vediamo un po' come va, ovviamente tutte le finali sono partite difficili, non ci sarà una partita facile, però spero che le condizioni siano a noi favorevoli, visto che le finali possono essere decise da un episodio come un altro. Senti una cosa, gli avversari sono molto belli, ce l'hanno già giocato, quindi un po' fai, gli avversari, vabbè, sono arrivati in finale, sicuramente sono una bella squadra tosta, una squadra che come noi è tende a non mollare mai, che non si dà per vinta, vedi la semifinale. Hanno lasciato nel girone una partita che noi pensavamo di aver vinto 4-1 al primo tempo e poi l'hanno ripresa e è finita 4-4, quindi sicuramente sono degli avversari tosti e sarà una battaglia. Va bene, ok, in bocca al lupo. Credo. E eccoci qui, amici di Ring, siamo qui con Vito. Ciao, allora Vito, senti una cosa, che previsioni hai in merito a questa partita, date anche le prestazioni delle partite precedenti? Insomma, previsioni riguardo questa finale. Previsioni per le finali non è facile farlo, diciamo, però speriamo di portare a casa il trofeo. Siamo carichi, siamo una squadra unita, ha già un anno che ci siamo imparati a conoscere, ci crediamo. Speriamo di vincere, il pronostico che posso fare per quanto mi riguarda è che spero di vinciamo la prima. E invece quando incide secondo te la componente? La fortuna inciderà molto, penso, su una finale di questa, anche perché penso sarà una partita molto combattuta. Ragazzi, sappiamo che abbiamo vinto loro il torneo dell'anno scorso, saranno di nuovo in finale quest'anno, quindi penso che inciderà molto, però la squadra, l'unione, secondo me può fare la differenza. Grazie ragazzi, ci vediamo dopo. Ciao a tutti.
Non devo fare Ghisco! Anno si riconferma incredibilmente anche quest'anno. Più lontano possibile da questa zona. Squadra. Nel frattempo passano. Ragazzi, io volevo consegnarvi la coppa se siete pronti. Ecco il capitano. Aspetta, ma le mancano due mani. No. Bravo, pausiamo. Già il cartone. Sapete che vi faranno la doccia, vero? Allora, signore e signori, vince la quinta edizione di Milica Catania, la squadra... Tutto controllato! Ma fai già! Allora, che dire? Che cazzo di mamma te? Adesso assegniamo i premi individuali, premiamo il miglior giocatore del torneo quest'anno. È stato un po' difficile scegliere un giocatore, di fatto è un po' atipico questo premio. Leonardo Amato, portiere del controllato Capitano. Vogliamo il turnamento del contratto! Una dichiarazione lo scorso anno siete stati a Milano.
sorvoliamo su quello che è successo a Milano, quest'anno si va per fare un buon risultato. No, per vincere, no, per vincere fare un'impresa. Allora, vabbè, portiamo lo scudetto a casa. Vabbè, come primo anno l'esperienza è stata una bella esperienza, ma boh, ovviamente le prime partite sono state un po'... cioè, di mattina presto è un pochino complicato, però vediamo, ora il prossimo anno ci prepariamo. Va bene, grazie. Ovviamente, grazie un po' per il premio, me lo aspettavo. Grazie. Premiamo poi il man of the match della finale. Premiamo Barcellona, che è stato il migliore in campo. Bravo Barcellona! Che ragazzi, che ragazzi! Inquadrare la ciabattina però. Un bacio! Più un bacio! Più un bacio! Io faremo un zoom per la ciabattina. Angelo, ce l'ho trovato! Paolillo, cosa ne pensi di questa stagione di V-League? Vieni qua, dove stai andando? Allora, la squadra è stata, come al solito, ignorantissima. Come ignorantissima? Sì, perché qua, l'ignoranza è appunto per questo. Senza l'ignoranza la squadra non va avanti. La coppa in bella vista, ragazzi. E niente, andremo a fare l'ennesima brutta figura a Milano, perché già siamo pronti. Ma si spera di no. No, non è stato nessuno. Perché partiamo tipo un mese prima come l'anno scorso e quindi arriveremo là già spumando. Perché tutto facciamo tranne che pensare a giocare a calcio. Vabbè, ma c'è Marino. Dico, cosa fate a Milano? Non si può dire. Cosa sperando che quest'anno anche le hostess ci degneranno magari della loro presenza. Peppe Marino, magari tu. Quest'anno uno corto, laurea che tenga, si parte. Ospite d'onore! Ospite d'onore! Il proprietario. Quindi cosa manca? Manca lo scudetto. Manca solo la vittoria. Allora, il premio miglior portiere va ad Alessandro Buscema, dei 10 siamo messi. Chiedi. Vince il miglior centrocampista, Bruno Mainello. Vai Bruno! Devo dire qualcosa? Buonasera a tutti. Grazie alle ragazze. Grazie alle ragazze per la premiazione, grazie a Marino, grazie ad Alex per le riprese, grazie anche all'altro ragazzo che è. Grazie anche a Salvo. È stata una gran bella partita, vinta in rimonta, siamo stati baciati dalla fortuna e dal cielo, perché grazie a Dio doveva andare per forza bene. E scusate se posso rubare ancora un minuto. Adesso dobbiamo andare a Milano a vincere in maniera seria stavolta. E poi tutta la notte portate a Milano. Bene, ma abbastanza bene, sì. Eterosessuali, soprattutto tutti. Vai qualcosa per no, no, no. Abbiamo un altro premio per Andrea. Il premio è simpatia. No, dammi la cosa. Mi state facendo emozionare, grazie di cuore, anche quest'anno. Che presenza avete avuto a Milano? Allevo benissimo. Parlare di prestazioni già in campo è una merda. Teniamo il suo professionale. Già, infatti, quest'anno ti farò io che vi guardo. Alle 9 a letto. Lisa, ma infatti questa volta andremo bene nel campo di calcio e nel campo sessuale. Allora, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Innanzitutto volevo fare una presentazione. Abbiamo vinto anche quest'anno l'Unileague, siamo molto contenti di tutto questo, di tutto quello che è successo, però volevo fare delle dediche a questa vittoria, perché tanti quest'anno nella costruzione di questa squadra a me e a Davide ci hanno un pochino buttato o per certi versi messo da parte. Come si suol dire, sacco di spazzatura. No, il gruppo Munizia. Non... Munizia, brava caro. No, il gruppo non sarà lo stesso, questa squadra non vuole vincere. Un pochettino di, come si suol dire, negatività. No, più che negatività era disillusione, che già la squadra era morta e sepolta e non avevamo nulla più da dire. Ora, ringraziando Dubedu e Damiano per tutto quello che ha fatto per noi l'anno scorso. Salutiamo Damiano. Ciao Damiano. Ci siamo Damiano. Riusciti. Volevo comunque dire che fondamentalmente non era Damiano Pistone costruire completamente la squadra, anche se ne era l'emblema principale, perché comunque il suo lo ha fatto. Ma c'è il cugino. Anche il cugino. Vabbè, il cugino c'era anche l'anno scorso. C'era anche l'anno scorso. Comunque,
Io, detto questo, volevo semplicemente precisare che non sempre, se uno una cosa la vuole, non la può ottenere, e anzi, se si lotta per questo, si vince anche oltre le parole e tante cose che si possono dire in meno. Ciao a tutti! Ciao! La coppa è nostra! Bravissimi! Penso una briga per le ossa.